A Cireale, cambio di rotta dell'assessorato all'ambiente riguardo la dotazione degli impianti di conferimento. Si intende passare infatti da una a tre isole ecologiche. Pericoloso incidente domestico questa mattina in via Guido Gozzano da Cireale, due persone rimaste lievemente ferite dallo scoppio di una bombola. La pioggia frena il giovedì grasso del carnevale di Cireale, le esibizioni delle scuole in maschera. Oggi spazio alla musica in piazza Duomo con Rumori Barocchi, che giunge alla decima edizione. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Abbiamo visto insieme i titoli di TG Reporter, parleremo di altro, anche ancora una volta ambiente, oltre alla notizia di apertura, perché poi ci sposteremo ad Aci Platani, dove parleremo del continuo riformarsi della discarica in via Sacerdote Privitera con l'amministrazione comunale che va su tutte le furie per le continue operazioni di bonifica, ma anche per il malvezzo di pochi cittadini a danni di tanti. Viale Cristoforo Colombo, lavori in corso, avviato un intervento di ripristino del manto stradale tra via Sclafani e il casello autostradale. Poi parleremo anche di carnevale, ancora di carnevale, ma dal punto di vista sportivo, perché ieri è stato davvero un grande successo la prima edizione della Coppa Carnevale di calcio a 11 riservato alle formazioni giovanili. La competizione è stata vinta dal Cosenza. Ma come vedevamo dai titoli, apriamo con l'ambiente. Saranno tre le isole ecologiche che dovrebbero servire a questo punto il comune di Acireale. Questo è il nuovo orientamento in vista dell'avvio del nuovo capitolato di igiene ambientale che il comune intende appunto avviare. Vediamo insieme. Isola ecologica, anzi sarebbe meglio dire isole ecologiche. E questo è l'orientamento infatti portato avanti ad Acireale dall'assessorato all'ambiente diretto da Francesco Fichera, da calare poi nella realtà del nuovo capitolato che, nei prossimi mesi, con l'affidamento del relativo appalto alla ditta aggiudicataria, avvierà i suoi primi passi. Dal sito di via Tupparella appartenente al comune, già individuato da tempo, ma per il quale al momento vi è uno stop in quanto si sta riprogrammando lo sfratto da eseguire nell'alloggio presente, si intende perciò giungere a triplicare l'offerta per i cittadini. L'assessore Fichera e i suoi collaboratori stanno quindi valutando nuove opportunità, programmando la predisposizione di due nuovi siti, uno che possa servire le località di riferimento pedemontane e un altro invece in grado di essere riferimento per le località della Riviera dei Limoni. Ma mentre per la prima opzione si va ancora a tentoni sul territorio per individuare uno spazio idoneo, per quanto riguarda invece l'isola ecologica da mettere a disposizione per le località a mare, le attenzioni si sono concentrate sulla stazione ferroviaria della frazione di Guardia, che ormai ha perduto del tutto le sue funzioni originarie. In tal senso una richiesta di concessione sarà così avanzata alle Ferrovie dello Stato, ente che dovrà di conseguenza concedere il nulla osta per l'utilizzo. Si tratta di un'area in grado, anche dal punto di vista della rete viaria e della localizzazione, di rispondere bene alle esigenze degli utenti, sebbene probabilmente i residenti della zona forse potrebbero essere di diverso avviso. Rimaniamo in tema, ma parliamo in maniera specifica di una discarica che continua a riformarsi purtroppo in via Sacerdote Spina ad Aci Platani. Oggi ennesima operazione di rimozione della discarica in presenza dell'assessore all'ambiente, che ha voluto sottolineare purtroppo il malvezzo di pochi cittadini ai danni di tutti gli altri. Vediamo. Via Sacerdote Privitera ad Aci Platani. Questa mattina, ennesima operazione di rimozione della discarica abusiva che regolarmente pochi formano ai danni di molti. Un'offesa per l'intera frazione platanese, come tiene a sottolineare persino l'assessore all'ambiente Francesco Fichera, che questa mattina si è voluto recare sul posto non tanto per sottolineare le operazioni dell'ennesima pulizia, quanto invece per denunciare un malessere che ormai appare evidente, quello dei cittadini della frazione, che non sopportano più che pochi, come dicevamo prima, offendono tanti. Non vogliamo oggi documentare l'ennesima operazione di pulizia, ma vogliamo documentare l'inciviltà o di nostri concittadini, ma anche di concittadini di altri comuni vicini. Questo è comportamento non degno di persone che devono chiamarsi cittadini, ma definirei dei maiali. Mi scuso con il linguaggio, ma questi comportamenti incidono sulle casse comunali perché comportano ovviamente un aggravio di costi
impegnando risorse e mezzi e della ditta che ha l'appalto dei servizi di raccolta e da parte del Comune. Per cui l'invito ovviamente ai cittadini è quello di attenersi a comportamenti assolutamente consoni al volersi chiamare cittadini. Ringrazio ovviamente i consiglieri del luogo, i consiglieri Privitera, Raimondo, Di Mauro, che si preoccupano per primo di dissuadere i cittadini dal tenere questo tipo di comportamenti e anche a segnalare eventuali problemi dove interveniamo tempestivamente. Crediamo che anche queste zone debbano adeguarsi, o lo fanno autonomamente o ovviamente intensificheremo i controlli. In questa zona, in questi giorni ovviamente chiederemo controlli straordinari alla Polizia Municipale per evitare che si creino nuovamente zone e comportamenti di questo tipo. Sul posto presente anche il consigliere Gaetano Di Mauro. Voglio fare un appello ai residenti. Esiste un numero verde della Senese che è gratuito. Di chiamarlo, vengono direttamente a casa loro e così evitiamo veramente questo decoro, brutto decoro urbano. Cronaca, attimi di paura questa mattina in via Guido Gozzano ad Cireale per lo scoppio di una bombola di gas che ha causato due feriti, per fortuna lievi. Vediamo. Via Gozzano ad Acireale, quartiere delle case popolari, ha vissuto oggi una mattinata agitata a causa di un incidente domestico che solo per fortuna non ha avuto conseguenze anche peggiori. A saltare in aria è stata una bombola collegata a una stufa in un appartamento ubicato in una delle palazzine di edilizia popolare della strada, zona Piazza Dante. L'incidente sarebbe stato causato da un difetto della bombola che avrebbe cominciato a perdere gas. Il proprietario dell'abitazione, resosi conto della perdita, secondo quanto hanno ricostruito i vigili del fuoco di Acireale, avrebbe provato prima a chiudere la bombola e, non riuscendovi, avrebbe fatto l'errore di provare a scollegarla mentre la stufa era ancora accesa. Il ritorno di fiamma ha così causato l'esplosione della bombola stessa. Se non si contano vittime solo perché, per fortuna, il gas dentro la bombola era ormai poco e quindi lo scoppio non ha avuto tutta la potenza che avrebbe potuto avere qualora vi fosse stata una maggiore quantità di sostanza infiammabile. Lo spostamento d'aria ha sbalzato via l'uomo, che ha riportato lievi traumi e un leggero stato di shock. Leggermente ferito anche il figlio, che si trovava in casa al momento dell'esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Acireale, i carabinieri e le ambulanze, che hanno portato in ospedale i due feriti per accertamenti. In particolare i pompieri hanno controllato lo stato dell'appartamento per verificare se vi fossero danni strutturali tali da comprometterne la sicurezza. I danni ai locali sono stati però limitati alla sola cucina, la stanza in cui si trovava la stufa con la sua bombola. Lunedì prossimo ad Acicatena dalle 8 alle ore 15 potrebbero verificarsi disservizi idrici a causa di urgenti lavori di riparazione nella condotta che porta l'acqua nelle vie 4 novembre, Badia, Matrice e aree limitrofe. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel Città Città, il rotocalco settimanale che affronta e approfondisce con ospiti in studio le tematiche di attualità. Tutti i venerdì ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23, online su YouTube e Facebook. Conduce in studio Antonio Carozzo. Città Città, il dibattito parte da qui. Vivi l'emozione del Carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato. Per info carnevalediacireale.it o 095 895 249. Sabato 6, domenica 7 e martedì 9, le grandi parate del Carnevale. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Acicatena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Scuola Emanuele Rossi, Acicatena. Preparazione ed educazione.
Questi gli obiettivi dei nostri progetti per i vostri figli. Ci prendiamo cura di loro, sin da piccoli, per individuare insieme un percorso di crescita corretto e di sensibilità per il loro futuro. Le nostre scuole in tre sedi sono per l'infanzia e le primarie. Hanno dei programmi ricchi di attività affiancate allo studio, che rendono interessanti le lezioni ai bambini sin da piccoli. Laboratori di robotica, ceramica, artistico, cucina, aule studio per l'apprendimento dell'inglese, palestre, campi di calcio, laboratori di psicomotricità. Scuola elementare Emanuele Rossi, primo circolo didattico a Cicatena. Sede centrale in via Francesco Strano. Altri plessi in via Ettore Maiorana e in via Arena. La scuola Emanuele Rossi progetta il futuro dei vostri figli. Le iscrizioni si chiudono il 22 febbraio. La pizzeria di Flora Caffè? Carina! L'ho già scelta per il mio compleanno. Pizza buonissima cotta nel forno a legna. Patatine patatose, E poi è elegante, simpatica al punto giusto per essere la location della mia festa. Anche i miei genitori ci vanno spesso, perché oltre alle ottime pizze, propongono fuori menù piatti a tema con la stagione. Straordinari! La pizzeria di Flora Caffè. Il gusto fatto ad arte. Via Sclafani 40, di fronte Benvesti a Cireale. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris a Cireale. Sezioni Industriale e Geometra. L'unico della provincia con indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed Elettrotecnica. Informatica e Telecomunicazioni. Meccanica, Meccatronica ed Energia. Nella sezione Geometri, Costruzioni, Ambiente e Territorio. Smoker Store. Sai che le sigarette elettroniche di seconda generazione sono molto più efficaci e prestanti? Sai che il 70% di chi fuma elettronico ha smesso con le sigarette classiche? Sai che, secondo il dottor Veronesi, è il modo migliore per smettere di fumare? Smoker Store. Oltre 200 tipi di liquidi a prezzi sbalorditivi. I migliori ad Acireale in Corso Umberto 183. Ricorda, il fumo uccide, il vapore no. La scuola è per la vita. Scegli oggi per tuo figlio un'ottima scuola. Lo preparerà a un futuro senza incertezze. La scuola Galileo Galilei è l'unica scuola sul territorio acese ad avere l'indirizzo musicale con 4 strumenti: chitarra, violino, pianoforte, flauto traverso. Da sempre è rinomata per i corsi di informatica per il conseguimento della patente europea, per le certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge, da cui il prestigioso riconoscimento di Cambridge English Exam Preparation Center. La struttura è dotata di auditorium, sala teatro, aula magna, biblioteca, laboratori informatici, di scienze, di manualità artistica e di sostegno. Fornisce servizi di pre e post scuola a richiesta dell'utenza, corsi gratuiti di recupero e potenziamento per la preparazione ai giochi e alle olimpiadi di matematica. La scuola Galileo Galilei è anche sportello di orientamento ai genitori per le iscrizioni online. Seconda parte di TG Reporter, partiamo da Cireale e da via Cristoforo Colombo in maniera particolare, dove da questa mattina sono lavori in corso per il ripristino di parte del manto stradale. Vediamo. Aspettando il decreto di finanziamento per gli interventi di messa in sicurezza lungo il viale Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Lazzaretto e via Loreto, dove l'assessorato regionale alle infrastrutture ha finanziato una parte consistente 699.000 euro in totale, è stato avviato un intervento di ripristino del manto stradale lungo il viale Cristoforo Colombo all'altezza della rotonda di via Sclafani, direzione Casello Autostradale, un tratto particolarmente dissestato dove gli operai hanno effettuato la scarificazione. In serata si procederà alla posa del tappeto d'asfalto. Stesso intervento sarà effettuato anche nel corso della giornata tra via Lazzaretto e via Ludovico Ariosto, ma le strade interessate resteranno aperte al traffico. Stiamo provvedendo, spiega l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita, a risanare almeno una parte dell'arteria in direzione del casello autostradale, che è anche la più trafficata. Contemporaneamente lo stesso intervento sarà effettuato all'intersezione tra via Lazzaretto e via Ludovico Ariosto e delle piccole riparazioni saranno effettuate all'altezza del semaforo di via Lazzaretto. Ci scusiamo per il disagio con i cittadini, conclude Ardita,
ma ritengo siano interventi importanti, soprattutto per la sicurezza di centauri e automobilisti. Rimaniamo in tema, ma andiamo tra Piano d'Api e Balatelle, da dove giunge un duro attacco alla burocrazia comunale, in quanto il consigliere comunale del posto, Andrea Quattrocchi, lancia strali contro l'apparato amministrativo. Mi faccio portavoce, scrive in una nota Quattrocchi, delle istanze dei numerosi cittadini residenti in via Taro per denunciare ancora una volta che la questione relativa a questa arteria stradale è rimasta irrisolta. Trovo a dir poco vergognoso che a 2 mesi dalla reistituzione del senso unico, 17 dicembre scorso, non sia stato ancora allocato come previsto il cartello escluso residenti che permette agli stessi di percorrere la strada in questione in entrambi i sensi di marcia. Da amministratore di questa città, va giù pesante Quattrocchi, mi vergogno per la lentezza burocratica, l'inefficienza e l'incuria di alcuni nostri uffici, nella fattispecie quelli del comando della Polizia Municipale, rispetto a questioni così basilari e di elementare realizzazione, che però al contempo sono utili a garantire la sicurezza e l'incolumità dei nostri concittadini, oltre che la vivibilità delle zone interessate. Quattrocchi fa quindi presente che sono rimaste inevase anche diverse altre richieste regolarmente esposte in Consiglio Comunale o presentate attraverso apposito protocollo rispetto a decine di problematiche relative ad assenza di segnaletica orizzontale e verticale o talvolta anche di segnaletiche verticali diverte e pericolanti nella frazione a monte, anch'esse rimaste appunto inascoltate. Confido, conclude Quattrocchi, in un grande gesto di responsabilità e di adempimento al dovere da parte degli uffici competenti. Diversamente agirò nei modi e con gli strumenti che il mio ruolo da consigliere comunale mi consente di adottare. Cambiamo pagina ancora una volta e parliamo di Città Città. Oggi alle 21.10, nuovo appuntamento in diretta dai nostri studi, tema della trasmissione odierna, la Sogip. L'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita, l'amministratore unico di Sogip Trade Rosario Musumarra, il direttore della Sogip Salvatore Messina saranno gli ospiti della puntata odierna di Città Città, in onda a partire dalle ore 21.10 sulla nostra emittente. Di Sogip, del passato, del presente e soprattutto del futuro della società comunale si occuperà il salotto di approfondimento informativo condotto da Antonio Garozzo con la partecipazione dell'opinionista Enzo Di Mauro. Sogip, tra acqua, metano e servizi di pubblica utilità, quindi a 13 anni dalla fondazione della società a totale partecipazione comunale. Oggi l'azienda conta circa 30.000 utenti che fruiscono dei servizi idrici e del metano, ma che dal comune continua a ricevere fiducia e mandato pieno per interventi anche sul verde cittadino e chissà se non anche di altra natura, sempre nell'ambito dei lavori di pubblica utilità. L'acqua e il metano rimangono comunque il core business dell'azienda di via San Francesco di Paola, che nell'immediato futuro intende accorciare ancora di più le distanze con gli utenti, digitalizzando il sistema dei contatti e degli eventuali reclami per risposte ancora più immediate e sempre efficienti. Tra i temi in discussione pure la questione del deposito cauzionale per il servizio idrico, che alcuni ritengono non legittimo o comunque non perfettamente rispondente alla normativa in vigore. Si parlerà anche dell'acqua pubblica cireale, dell'iniziativa che in tal senso nel 2012 venne avanzata dall'allora coordinamento ACESE per il bene comune. A Città Città, come al solito, potranno partecipare i telespettatori intervenendo con quesiti o con delle riflessioni, contattando il centralino telefonico oppure scrivendo messaggi sui canali WhatsApp e Facebook, perché anche il dibattito sulla Sogip parte da qui, parte da Città Città. Andiamo ad Aci Sant'Antonio. L'amministrazione ci faccia sapere che fine hanno fatto le nostre proposte presentate in occasione del bilancio partecipativo. La richiesta arriva dal Movimento Sociale Fiamma Tricolore a firma del segretario comunale Salvatore Contarino. La Fiamma aveva infatti presentato alcune proposte da inserire nel bilancio, che, tra le quali la realizzazione di un parco giochi nella villa comunale e il ripristino della pubblica illuminazione in alcune zone dove la stessa è carente. Abbiamo presentato, come da norma di legge, dice ancora Contarino, le proposte entro i termini prestabiliti, ma non abbiamo saputo nulla circa gli esiti. Ci piacerebbe sapere cosa si è deciso in merito alle proposte, se sono state accolte o meno e in tal caso quale proposta è stata presa in considerazione e quale si intende portare avanti.
Sempre il Movimento Fiamma Tricolore informa che commemorerà il giorno del ricordo, cioè il 10 febbraio prossimo, sarà presente con banchetti divulgativi nelle piazze delle province catanesi, da Aci Sant'Antonio a Santa Venerina, da Piedimonte a Catania, in piazza Stesicoro in questo caso a partire dalle ore 16 del 10 febbraio. La segreteria provinciale di Catania, unitamente a tutte le sezioni della provincia Atenea della Fiamma Tricolore, ricorderanno quindi le vittime delle foibe e l'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Ai magazzini del risparmio sono arrivati i costumi in maschera per piccoli e grandi. Scegli il tuo personaggio preferito. Frozen, Marsha, Spider-Man, i pirati, Peter Pan e Trilli, il pompiere. E tanti altri. Magazzini del risparmio, unico per assortimento, il massimo per convenienza. Costumi in maschera per piccoli e grandi. E per tutti i bambini, un simpatico omaggio. Magazzini del risparmio, Piazza Duomo 23 a Cireale, di fronte alla cattedrale. Scegli un argomento a piacere, per la vita. All'Istituto Superiore Statale Maiorana Meucci puoi, per il tuo futuro, scelte specialistiche innovative nel settore tecnico-economico, amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi, relazioni internazionali per il marketing, nel settore professionale, manutenzione e assistenza tecnica, servizi sociosanitari. Una scuola all'avanguardia, con aule attrezzate, palestre, fornitura gratuita di libri, potenziamento delle lingue, corsi gratuiti per la preparazione ai test di accesso all'università. Sono previsti viaggi studio in Europa, stage aziendali, corsi di recupero, progetti di alternanza scuola-lavoro, attività sportiva, teatrale, musicale. www.maiorana-meucci.it. Telefono 095 61 36 015. Sono i piccoli dettagli che fanno le grandi differenze. Mucar Auto, da 20 anni al servizio dei clienti, propone autovetture nuove, usate, chilometri zero ed aziendali di tutte le marche, controllate, revisionate e garantite. Personale qualificato saprà aiutarti nella scelta giusta, curando i dettagli del prima e del post vendita. Finanziamenti personalizzati a tasso agevolato con anticipo zero. E ricorda, solo da noi il passaggio di proprietà è immediato. Mucar Auto, via Nizzetti 128, Aci Catena, 095 76 55 716. Mucar Auto, piace alla gente che piace. Tomarchio Ottica, occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto, da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio OXO, 100% ottici optometristi. Richiedi la OXO Family Card di Tomarchio, avrai grandi vantaggi. Tomarchio, ottica e fotografia, Corso Italia 18A, Aci Reale, professionalità, servizi e assistenza personalizzati. Il quinto istituto comprensivo statale Paolo Vasta a Cireale assolve al proprio compito istituzionale di istruzione e formazione, ponendo la massima attenzione alla cura della persona, perseguendo il miglioramento continuo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti e attivando un costante dialogo con le famiglie in un clima di serena collaborazione e confronto. Il progetto formativo comprende percorsi di educazione ambientale alla salute, alla legalità, attività di recupero, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze ed è arricchito da attività musicali e coreutiche, teatrali e artistico espressive. La professionalità del personale scolastico contribuisce a garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Quinto Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta, via Dottor Alfio Fichera 3, Aci Reale, telefono 095 763 4515. Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più da quando ho scoperto Carne e Natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola Acese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e Natura, macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 8284, Aci Reale. Telefono 095 764 8448. Da 35 anni al servizio della buona tavola. L'Istituto Superiore Filippo Brunelleschi a Cireale diventa Scuola Europea per l'Istruzione. Da noi puoi scegliere di diventare un tecnico nel settore turistico o, se la tua passione è l'arte, specializzarti al liceo artistico. La Scuola di Istruzione Filippo Brunelleschi è una delle pochissime strutture rimodernate anche nelle infrastrutture, con ben 23 laboratori, informatici, linguistici per le discipline pittoriche, plastiche, grafiche e geometriche, con aule attrezzate per le disabilità, aule polifunzionali, aula magna, palestra
finestre interne ed esterne, campi di pallavolo e basket. Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi a Cireale, via Giovanni Verga 99, per info 095 613 6005. La scuola fornisce gratuitamente i libri per il biennio, realizza progetti europei extracurricolari, stage in Italia e all'estero e viaggi di istruzione all'estero, contribuendo con 100 euro per ogni alunno di quinta classe. Ai primi 100 iscritti sarà dato in comodato d'uso un iPad. Su approvazione FESR 10.8, aule aumentate. Terza parte del notiziario, parliamo di carnevale. Ad Acireale impazza la manifestazione carnascialesca che entra nel clou con il Giovedì Grasso, dunque con le manifestazioni in programma ieri, in maniera specifica con le sfilate delle scuole in maschera. Oggi decima edizione di Rumori Barocchi, vediamo insieme. E dopo lo sport, la musica. Il Carnevale di Acireale, edizione 2016, si avvia a grandi passi verso il weekend clou e conclusivo delle feste carnascialesche. Ieri, infatti, la prima edizione della Coppa Carnevale di Calcio a 11 giovanile. Oggi la musica, con Piazza Duomo Music and Dance, che stamane ha accolto centinaia e centinaia di giovani per dire sì al ballo e no allo sballo. Poi stasera dalle 20, sempre in Piazza Duomo, Rumori Barocchi, la rassegna dei gruppi musicali emergenti a cura della consulta giovanile di Acireale. Ma il Giovedì Grasso ieri, come da tradizione, è stato anche il giorno delle scuole in maschera che hanno sfilato, fin quando le condizioni meteo lo hanno permesso, lungo le vie del circuito, esibendo i colori e l'allegria dei loro costumi. Tema dell'edizione di quest'anno il cinema, ma come detto per via della pioggia le esibizioni sono state sospese e saranno riprese domani mattina, mentre lo spettacolo degli artisti di strada, tra giocolieri, maghi, saltimbanchi e acrobati, è stato rinviato al Carnevale dei Fiori del 23, 24 e 25 aprile. La pioggia però in serata ha risparmiato la premiazione della Coppa Carnevale in Piazza Duomo e il grande spettacolo delle scuole di danza Acesi ballando a Carnevale. Questo pomeriggio invece, a proposito di maschere e costumi, sarà il momento del concorso dei bambini in maschera presso l'ex angolo di Paradiso alla Villa Belvedere, poi come detto in serata Rumori Barocchi, kermesse musicale giunta alla decima edizione, il cui focus sarà dedicato alle band emergenti, ma con diverse novità rispetto alle passate edizioni. Sono stati confermati infatti il concorso vocal dedicato ai cantanti e la musica dal vivo delle band, ma vi sarà spazio per una versione story della manifestazione con i gruppi protagonisti delle passate edizioni che saranno ospiti sul palco e per un grande ritorno il concorso dedicato ai writers. E al Carnevale di Acireale non può mancare, e infatti non manca, il numero unico, la rivista satirico-culturale curata dallo storico Circolo Universitario Acese. Vediamo. Uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale è la rivista satirico-culturale curata dallo storico Circolo Universitario che, per celebrare la tradizione, quest'anno ha presentato in allegato il primo numero datato 1934. Tocca al presidente del Circolo Universitario, Vincenzo Ragonese, spiegare il segreto della longevità del numero unico, sottolineando come l'ironia e la satira siano i veri valori di quest'opera, a cui si lavora per mesi, con passione e impegno. Questa data è quella certa, ma probabilmente era già in esercizio, fra virgolette, già prima di questa data. Questo è un documento ufficiale che non si può smentire, ovviamente, però cercheremo in un prossimo futuro di fare una ricerca più accurata per sapere la effettiva fondazione di questo circolo che ha dato alla città veramente delle persone di un certo rilievo culturale e morale. Il numero unico del Circolo Universitario, dunque, tratto distintivo e fondante del Carnevale che ogni anno attende il numero unico con grande curiosità e ogni edizione è un piacere per tutti, compresi le cosiddette vittime della satira, sfogliare il ritratto ironico che i soci del circolo vanno a realizzare. Pur nelle difficoltà in cui viviamo, e tutti i circoli in pratica da giocare similari sono stati chiusi, noi ancora resistiamo, e ci vuole una abnegazione non indifferente più, ci vuole pure una perdita di tempo non indifferente anche questa. Noi abbiamo iniziato a fare questo numero unico non sapendo se riuscirci o meno, esattamente nel mese di ottobre.
E il risultato mi sembrava, in quanto la città, i politici soprattutto, che sono quelli che non che vogliamo colpire, ma in senso buono, indicando i problemi, senza mai offendere nessuno. Questo è un obiettivo che mi sono prefisso dal momento in cui ho detto facciamo questo numero unico. Con quel pizzico di ironia che non guasta. Sì, soprattutto in una città difficile quale Acireale, con dei problemi che sono i problemi che conosciamo tutti, ma forse su Acireale più accentuati. Ecco, io non vorrei dare la colpa a tutto quel politico perché non ha fatto questo, perché non ha fatto quell'altro. Molto dipende anche da noi. Impegniamoci tutti nella politica. E anche lo sport si lega al Carnevale. Ieri grande successo per la prima edizione della Coppa Carnevale. Per formazioni giovanili di calcio a 11, il primo trofeo è stato alzato dal Cosenza. Vediamo. Si è conclusa con la vittoria del Cosenza ai calci di rigore la prima edizione della Coppa Carnevale di Acireale, manifestazione ripresa quest'anno dall'amministrazione Barbagallo dopo decenni di inattività. Teatro della kermesse sportiva dedicata alla categoria allievi e che ha visto la partecipazione anche del Catania, giunto terzo in classifica dello Junior Acireale, è stato il Tupparello, dove ieri pomeriggio i lupi hanno battuto dal dischetto il Messina dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Numerosissimi sugli spalti dello stadio Acese, gli operatori di mercato e gli osservatori a caccia dei nuovi talenti, italiani e non del futuro, ma la premiazione poi si è svolta in serata in Piazza Duomo, alla presenza anche del presidente della Fondazione del Carnevale, Antonio Coniglio. Sì, perché la Coppa Carnevale, organizzata da Carmelo Messina e Davide Santonocito, con la collaborazione dei due testimonial dell'evento, due bandiere della Acireale Calcio, come Pietro Infantino e Orazio Sorbello, è stata inserita nel programma degli appuntamenti del più bel carnevale di Sicilia. È stata una bellissima giornata di sport e crediamo molto nella Coppa del Carnevale che il prossimo anno tornerà, coinvolgerà un maggior numero di società sportive e sarà un nuovo successo. Le parole soddisfatte dell'assessore allo sport Giuseppe Sardo. Rimaniamo in tema carnascialesco perché domani a riposto alle ore 20:30 riaprirà battenti con il gran ballo del Carnevale Palazzo Vigo di Torre Archirafi. L'inaugurazione infatti è prevista per le ore 18:30 in presenza del sindaco Enzo Caragliano, della giunta, dei sindaci del circondario. Sarà la professoressa Maria Concetta Calabrese a soffermarsi sulla straordinaria storia del palazzo nobiliare ripostese, leggendo in particolare un passo di un atto di cessione risalente al 1700. Poi, come dicevamo, alle 20:30 lo storico palazzo aprirà le proprie porte a tutti per il gran ballo del Carnevale 2016. Questa è l'ultima notizia per il TG di oggi. Prima dei saluti finali, un'occhiata al meteo. Domani in Sicilia prevalentemente bel tempo, soleggiamento diffuso, vento da nord con raffiche fino a 30 km orari. Le temperature saranno comprese tra i 6 gradi e i 15 gradi. I mari saranno poco mossi. Grazie per essere stati con noi, questa edizione del telegiornale termina qui, potrà comunque essere rivista sulla nostra pagina Facebook Etna Espresso Channel, TG Reporter. L'appuntamento con il notiziario per le 13:40 di domani, buon proseguimento di serata a voi tutti.